gioire ed esultare sempre nel Signore, essere persone che cantano la vita, che cantano la fede. È quello che ha chiesto Papa Francesco ai circa 7.000 membri dell'Azione Cattolica Italiana che sabato scorso hanno chiuso con lui in Aula Paolo VI i lavori della 15ª Assemblea Nazionale. Persone nuove in Cristo Gesù, corresponsabili della gioia di vivere. È stato questo il tema delle giornate di riflessione durante le quali i laici dell'Azione Cattolica hanno rinnovato la loro scelta missionaria per sentirsi pienamente realtà incarnata nella vita della Chiesa e di tutte le parrocchie. Papa Francesco ha detto che sono proprio questi i luoghi che hanno bisogno dell'entusiasmo apostolico, della piena disponibilità e del servizio creativo dell'apostolato laicale. Si tratta quindi, ha continuato il Papa, di assumere il dinamismo missionario per arrivare a tutti. Anzitutto le parrocchie, specialmente quelle segnate da stanchezza e chiusure, ne sono tante. Parrocchie stanche, parrocchie chiuse, ce ne sono. Tante volte abbiamo Gesù chiuso nelle parrocchie con noi e noi non usciamo fuori e non lo lasciamo a Lui uscire, aprire le porte perché Lui vada almeno. Rimanere con Gesù, andare fuori ad incontrare l'uomo lì dove soffre, gioire perché non si è soli. Sono i tre atteggiamenti che Papa Francesco ha affidato all'Azione Cattolica affinché si impegni a vivere la sequela del Signore rimanendo salda in Lui ed evitando la tentazione della quiete. Evitare la tentazione della chiusura e quella dell'intimismo, tanto edulcorata, di gustosa, di tanto dolce che è quella dell'intimismo. E se voi andate, non caderete in questa tentazione. Eviterete di portare avanti una vita più simile a statue di museo che a persone chiamate da Gesù a vivere e diffondere la gioia del Vangelo. Chiediamo al Signore un aiuto, ha concluso Papa Francesco, per essere occhi che sanno vedere oltre l'apparenza, orecchie che sanno ascoltare grida, sussurri e anche silenzi, mani che sanno sostenere, abbracciare e curare. Ci sia in voi il desiderio di far correre la parola di Dio fino ai confini, rinnovando così il vostro impegno a incontrare l'uomo dovunque si trovi, lì dove soffre, lì dove spera, lì dove ama e crede, lì dove sono i suoi sogni più profondi, le domande più vere, i desideri del suo cuore.